partiamo da quello che c'è, cioè da una situazione difficile ma che comunque riusciremo ad affrontare. Grazie a tutti, grazie. Buon lavoro. E aprire delle scuole tutte, e quello che faremo, quello che faremo. Grazie. Così il nuovo ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, ha risposto ai giornalisti fuori dal Quirinale nel giorno del giuramento del governo presieduto da Mario Draghi, sabato 13 febbraio. Se non fosse nel frattempo subentrato lo stop alla riapertura degli impianti sciistici arrivato all'ultimo momento, è probabile che la scuola sarebbe stata la prima grana del neonato esecutivo. All'uscita dalle consultazioni, gli esponenti di alcune forze politiche avevano parlato di un presidente incaricato possibilista sull'ipotesi di prolungare la permanenza a scuola degli studenti fino a fine giugno. Un'ipotesi che ha immediatamente creato i due classici fronti dei favorevoli e dei contrari. Elisabetta Andreis è andata nelle scuole di Milano a sentire le loro voci. Poi Marta Serafini ci parlerà di un branco di ippopotami che sta preoccupando, di nuovo, la Colombia. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di mercoledì 17 febbraio, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Elisabetta, su che cosa si dividono i favorevoli e i contrari a un eventuale prolungamento delle lezioni, che, ricordiamolo, finora è solo un'ipotesi e nulla di più? Da una parte c'è chi manterrebbe invariato il calendario scolastico rispetto agli altri anni. Dall'altra ci sono i sostenitori della necessità di vacanze invece più corte per recuperare almeno in parte i programmi e il tempo perso. Facendo due conti, in didattica a distanza, dallo scorso 24 febbraio, data della prima chiusura delle scuole, i ragazzi delle superiori hanno fatto 26 settimane a casa, quelli di seconda e terza media 19. Non sono poche, tutti sappiamo che la didattica a scuola è più efficace. Il punto di partenza della discussione però è quello sottolineato da Giorgio Galanti, preside del liceo classico Tito Livio. Sono molto favorevole a recuperare il tempo perduto. Il tema è: chi ha fatto questa proposta ha la consapevolezza di cosa significhi proporre una cosa del genere nel mese di giugno, in un mese in cui contemporaneamente ci sono gli esami di Stato, ci sono i corsi veri di recupero individuali, c'è una programmazione per l'anno successivo, ci sono tutta una serie di attività che vincolano fino alla fine del mese le scuole? Prima domanda. Seconda domanda, chi parla di recupero ha ben in mente cosa significhi recuperare? Non è solo una questione di tempo il recupero, non è come in una fabbrica dove ci sono dei robot per cui nel momento in cui si recupera del tempo reale questo diventa anche maggiore produzione. Da noi è diverso, funziona diversamente il corpo, la mente di uno studente. Per cui se queste sono consapevolezze, se hanno già pensato a come in effetti utilizzare quello spazio facendo slittare gli esami nel mese di luglio e come affrontano le criticità, per esempio la presenza di molti supplenti che terminano il loro contratto alla fine delle attività scolastiche, come fare gli scrutini che devono sempre essere successivi al termine delle attività scolastiche, se tutte queste cose sono state pensate e progettate, sono più che favorevole. Il tema è tutt'altro che banale. Tra i dirigenti scolastici c'è chi sostiene sia più che opportuno sfruttare il mese di giugno, quando plausibilmente il virus darà tregua, per aggiungere giorni alla scuola in presenza, misurare le lacune, consolidare i programmi, andare verso una didattica per competenze. Ma le criticità ci sono, soprattutto per la concomitanza con esami di Stato e corsi di recupero e per la mancanza di docenti già impegnati in altre attività. Il beneficio comunque per alcuni è senz'altro superiore, come sostiene ad esempio Adriana Cassola, insegnante di lettere in un altro classico, il Virgilio, che è pronta a stare con i ragazzi anche tutto giugno. Lavorare per la scuola significa comunque produrre per la scuola. Ragiono con una mentalità da libero professionista e un po' meno da impiegato statale. È vero che si è lavorato moltissimo. Noi, soprattutto al di qua della cattedra, abbiamo lavorato tantissimo e i ragazzi si sono stancati, ma hanno perso tanto. Quindi, sicuramente in una condizione di didattica in presenza, qualche settimana in più in cui poter
definire meglio le cose fatte. Non è detto che con più tempo si facciano più cose, non è quello l'obiettivo, ma è farle meglio, diluirle con meno stress. C'è anche un aspetto economico da valutare. Per i docenti assunti, convinti di aver esaurito il monte ore dovuto allo Stato e timorosi sulla retribuzione di un impegno che considerano extra, il giugno lavorativo è una pericolosa incognita. Al contrario, per i supplenti e per i docenti che hanno il contratto in scadenza inizio giugno, il prolungamento sarebbe quasi un regalo. Io sono precaria, per cui per me significherebbe chiudere un contratto non in coincidenza con gli scrutini, quindi all'inizio del mese di giugno, ma 3 settimane dopo, e quindi portare a casa la pagnotta per altre 3 settimane, in sostanza. Se si affronta la questione da un altro punto di vista, quello dei genitori, in un'estate che probabilmente sarà ancora orfana di campus sportivi, attività vacanziere in gruppo e organizzate, avere gli adolescenti con un giugno protetto sotto la guida dei docenti adulti di riferimento sarebbe tranquillizzante. La professoressa Cassola, ad esempio, oltre che docente, è anche madre. Ragionando anche da mamma, sicuramente un figlio adolescente che per tutto il mese di giugno vive in un ambiente tutelato, protetto, guidato anche da noi, che insomma alla fine vedono più dei genitori stessi, può essere una forma di sicurezza, piuttosto che far aggregare in maniera magari impropria questi ragazzi. A scuola siamo sicuri che rispettano determinate regole e comunque sono seguiti. Quanto agli studenti, beh, loro sono decisamente contrari all'allungo delle lezioni. Viene facile dire che non è poi questa grande sorpresa. Sì, però sono tutti compatti nel loro no. E questo qualcosa significa. Ho parlato con una dozzina di loro che mi hanno ripetuto gli stessi identici concetti. Questa è Mattia Mangone, 17 anni, dell'Istituto Professionale Schiaparelli, che ha da poco ricominciato ad andare a scuola fisicamente dopo mesi a casa. Lo trovo assolutamente poco corretto nei nostri confronti perché vogliamo andare in vacanza, siamo stravolti, non è assolutamente giusto e ci meritiamo il nostro tempo di vacanza per uscire, per svagarci, per andare in giro, per andare in vacanza, per frequentarci all'aperto dopo tutto questo periodo di quarantena forzata che ci ha insomma ridotto a una amicizia a distanza e online solo con videochiamate. Chi è contrario però non sente ragioni. Oltre agli studenti, chi è per il no? Ci sono in prima linea i sindacati e poi molti dirigenti scolastici e docenti. In sintesi dicono che la comunità scolastica è stanca, che i ragazzi tornati in presenza sono stati sommersi di verifiche, che la dispersione dovuta alla DAD è irrecuperabile in pochi giorni e che prolungando le lezioni si mortifica l'impegno dei docenti con le lezioni online. Elisabetta Loiero, docente di lettere all'Istituto Tecnico Schiaparelli, è ad esempio sul fronte del no senza riserve. Sono assolutamente in disaccordo con il prolungamento della scuola fino al 30 giugno. Pensano che con 15 giorni in più si possa salvare la patria, ma si sbagliano di grosso. Prolungare fino al 30 giugno o comunque oltre vorrebbe dire andare a sminuire un lavoro faticosissimo che è stato fatto da tutti gli operatori della scuola, dirigenti, docenti, personale ATA, ma anche e soprattutto dagli studenti. Abbiamo tutti lavorato tanto e di più. In DAD abbiamo lavorato tutti tantissimo, noi docenti e ragazzi, e quando gli studenti sono ritornati in presenza si sono veramente trovati sommersi da verifiche, da esercizi, da richieste sempre più esigenti proprio per cercare di recuperare il tempo e quindi siamo tutti molto stanchi, per cui perché altri 15 giorni in più? Ricordiamoci poi anche che la cultura e l'istruzione non è quantità ovviamente ma è qualità. Gli studenti, sono convinti molti prof, non hanno bisogno di lezioni frontali ma di stare tra coetanei senza fare niente in particolare. Da mamma e da insegnante assolutamente sono più che convinta che i ragazzi abbiano bisogno di stare tra di loro, con le proprie famiglie, ma comunque all'aria aperta, nella natura e non chiusi tra quattro mura a magari recuperare una verifica dell'ultimo momento. Non mi sembra questo proprio il modo di fare scuola. Le fatiche sono state tante da parte di tutti, come abbiamo detto, per cui i ragazzi hanno assolutamente bisogno di vacanza, ma anche di fare cultura in modo diverso, magari viaggiando per l'Italia, perché no? Quindi andando anche incontro a quelle che possono essere le esigenze del settore del turismo, che è stato duramente messo alla prova. C'è anche chi mette in evidenza un altro aspetto, quello climatico. Gli edifici scolastici sono tutti senza aria condizionata e a fine giugno l'atmosfera in aula potrebbe essere pesante.
Giacomo Negri, che al liceo scientifico Cremona insegna matematica, suggerisce una via intelligente e di compromesso. Va detto che fare 3 settimane in più per fare lezione tradizionale non ha senso, non risolverebbe i problemi. Quindi la vera domanda è: che cosa facciamo in più in queste 3 settimane, contando anche che noi docenti abbiamo lavorato e, come dire, non abbiamo perso tempo. Allora, come dicevo, lezione tradizionale io credo che non servirebbe, non si recuperano dei ragazzi dal punto di vista psicologico, non si riportano indietro quelle ragazze e quei ragazzi che abbiamo perso per strada con, ripeto, 3 settimane di didattica tradizionale. Allora, che cosa fare in queste 3 settimane? Gli studenti e le studentesse hanno perso occasione di dibattito, occasione di confronto, le loro assemblee, allora piuttosto fare tutte quelle attività che non hanno avuto la possibilità di svolgere normalmente. Perché no? Quindi inventarsi dei modi diversi per stare con loro, per recuperare, per elaborare, rielaborare insieme tutto quello che abbiamo vissuto durante quest'anno. Se ci interessano davvero i ragazzi e vogliamo metterli al centro del nostro progetto educativo, non credo che, lo dico da insegnante di matematica, 10 giorni in più di matematica o di filosofia cambino, possano cambiare la vita di una persona, mentre forse 2 settimane di socialità, di assemblee, di recupero, di rielaborazione collettiva di quello che ci è successo, beh, questi si possono servire. L'ipotesi è suggestiva. Laboratori, assemblee, una sorta di cogestione guidata dai professori, giornate di impegno civico e consapevolezza centrate sull'attualità per rinsaldare le relazioni e legami tra compagni, ma anche tra gli studenti e gli adulti di riferimento. Assemblee di confronto all'aria aperta, si potrebbero fare tante cose nel mese di giugno. Restano però sullo sfondo i problemi annosi che da sempre affliggono la scuola. Devo aggiungere che un prolungamento dell'anno scolastico, se non accompagnato da misure strutturali, è un po' come mettere lo scotch a una finestra dove però tutto il muro è venuto giù. Allora è chiaro che servono degli investimenti perché ci siano dei recuperi continuativi durante tutto l'anno scolastico, perché ci sia una riduzione di alunni per classe, perché ci siano strutture adeguate per tutti. Ecco, la scuola deve essere centrata sui nostri studenti e ha bisogno di cura, non di competizione e di attaccamento al programma. Recuperiamo questi ragazzi, lo ripeto, da un punto di vista psicologico e delle relazioni, e poi ripartiamo con più decisione e investimenti seri l'anno prossimo. Che dire? Buon lavoro al neoministro Patrizio Bianchi. Grazie Elisabetta Andreis. Noi andiamo avanti con Marta Serafini per parlare di un branco di ippopotami che è tornato a turbare la Colombia, riportando anche alla memoria un celebre nome del passato. Negli anni Ottanta Pablo Escobar, che è il narcotrafficante più famoso del mondo forse, ha fatto importare nel suo zoo personale che aveva stabilito nella sua azienda Napoles, che è famosa anche perché compare nella serie Netflix, aveva fatto importare, oltre a tutta una serie di animali tropicali, anche 4 ippopotami, di cui 3 femmine e un maschio. Dopo che Escobar negli anni 90 viene ucciso, molti di questi animali sono stati poi trasportati altrove. Gli ippopotami invece sono rimasti lì, perché era molto complicato trasportarli, essendo gli ippopotami degli animali molto grandi. Ora, questo problema degli ippopotami di Escobar attanaglia la Colombia da parecchi anni. Di recente, di nuovo, è stato lanciato l'allarme dagli esperti, perché gli ippopotami hanno trovato nel Rio Magdalena, che è questo fiume della Colombia che passa vicino alla vecchia azienda Napoles, hanno trovato l'habitat perfetto e hanno iniziato a riprodursi, tanto da essere diventati molti di più, sono quasi una 60 oggi, e gli esperti temono che possano diventare addirittura 1500 entro il 2035. Inoltre, gli ippopotami, depositando le loro feci nel fiume, rischiano di alterare completamente l'ecosistema del Rio Magdalena. E quindi come stanno pensando in Colombia di risolvere la situazione? Il problema è che adesso non si sa cosa fare di questi ippopotami, perché sterilizzarli costa tantissimo, costa $8,500 per ogni animale. Trasportarli altrove, come dicevamo, è complicato perché gli ippopotami sono degli animali molto grandi e ovviamente l'ultima razio è quella di abbatterli tutti, però gli ambientalisti, gli animalisti ovviamente protestano perché non la trovano una soluzione adeguata. Nel frattempo c'è chi ha deciso di raccontare questa storia e Netflix farà un film proprio sugli ippopotami di Pablo Escobar, un film che si chiamerà Cocaine Hippos.
e racconterà il folle viaggio di un gruppo di amici nella Colombia degli anni Ottanta, e tutto questo viaggio sarà collegato alla questione degli ippopotami. Grazie Marta Serafini. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera, condotto da Tommaso Pellizzari. Produzione di Carlo Annese, montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi. Iscriviti alla serie nella tua app preferita. Riceverai ogni mattina, dal lunedì al venerdì, la notifica dell'uscita di un nuovo episodio e potrai anche impostare il download automatico.